personale di Dozza, che ormai ovviamente conosciuto per motivi di età, e che la mia generazione ha ricevuto in dono come leggenda, con, devo dire, pochissime spiegazioni, nel senso che per una persona nata nel 1980 il sindaco Dozza è un monumento. Racconto tramandato da generazioni e generazioni che hanno fatto la storia, hanno partecipato alla storia di questa città e che la mia generazione non ha potuto toccare con mano. E quindi c'è anche un aspetto di fiducia della mia generazione verso quelle precedenti, diciamo così. Cioè, questa febbre del fare, peraltro, sulla fiducia. Noi crediamo e diciamo che abbiamo fatto parte di una storia così importante, anche perché l'esito che noi abbiamo tra le mani è un esito di una delle città oggettivamente migliori d'Italia, con una struttura amministrativa forte, con un patrimonio di politiche di welfare sulla scuola straordinario. E devo dire, anche alla prova di questi due anni di Covid, un tessuto industriale fortissimo. E nei discorsi di Dozza io ho ritrovato anche alcuni aspetti che riecheggiano nel tempo presente. Che il taglio personale di Dozza, nelle cose che ho letto, ad esempio nelle lettere che scriveva la moglie stando a Washington nel suo viaggio negli Stati Uniti, no? Firmandosi Pippo, ad esempio. Io non avrei mai immaginato. Io ho portato i fiori rossi sulla tomba di Dozza il primo giorno da sindaco, no? Quindi io ho portato i fiori rossi a un monumento della città. Mi ha fatto impressione leggere delle lettere mandate da Pippo alla moglie, in cui raccontava i dettagli di questo viaggio negli Stati Uniti. In particolare, nel racconto dell'incontro con Eisenhower e i rappresentanti di enti locali di tutto il mondo che erano stati invitati negli Stati Uniti a raccontare come le esperienze amministrative locali potevano rafforzare un'idea per la pace, no? Sono tanti aspetti molto interessanti e anche molto attuali che ci richiamano in fondo, a mio parere, ad una missione che noi abbiamo ancora oggi. La nostra è una città speciale, che ha una missione particolare che viene dalla sua storia e anche dalla sua cultura politica, che è quella di promuovere la cultura della solidarietà. In passato l'avremmo chiamata in modo diverso, oggi io credo che da un lato ci dovremmo anche accontentare di chiamarla la cultura della solidarietà, no? Perché è già molto se questa espressione viene compresa da più. La parola solidarietà oggi, come democrazia, non sono più due parole scontate. Una volta si sarebbero usati termini più ideologici, più politici, perché esistevano delle strutture di pensiero nella società più ideologiche, più politiche. Oggi è già molto se riusciamo a far comprendere ai nostri concittadini, ai nostri amici, che la solidarietà è un valore. Io durante la campagna elettorale ho incontrato diverse persone che mi hanno preso da parte, mi hanno detto: Bologna deve recuperare la sua cultura della solidarietà, come dire, non esiste più nelle relazioni quotidiane. Questi aspetti, secondo me, oggi vanno ripresi assolutamente, ma devono ritrovare una potenza di pensiero e di messaggio politico. Ecco perché ho voluto richiamare Dozza quando mi sono insediato, ecco perché credo che oggi un progetto civico non possa non essere politico. Un progetto politico, progressista, come quello che io, insieme a tanti altri, sto proponendo con una coalizione così larga, è un messaggio di chi crede in questa città, in fondo, perché questa città è una città che ha dei valori che vanno oltre anche i partiti politici che oggi rappresentano in qualche modo i cittadini nei consigli. E sta a noi richiamarci a questi valori, perché in fondo sono anche più condivisi di quando noi potremmo pensare tra persone che votano partiti diversi. Cioè, io penso in buona sostanza che oggi ci sono persone che sostengono la cultura della solidarietà, che magari votano anche partiti che sono uno opposto all'altro, ma perché sono nati e cresciuti in questa città, sono in grado di capire che ad esempio i migranti non vanno lasciati morire in mezzo al mare, o sono in grado di capire che sull'ambiente bisogna assumere delle posizioni oggi più radicali, più rigorose, perché per le nuove generazioni è giusto così. Sono secondo me legami con una storia di questa città che sono dovuti certamente anche a come la classe dirigente della ricostruzione ha saputo interpretare e poi portare avanti delle istanze. Quella tolleranza, quell'apertura, quella visione che è anche più umana, che Dozza e altri sicuramente attorno a lui hanno saputo dare a quegli anni, lasciandosi l'eredità delle cose come noi oggi le abbiamo, a
hanno dato sicuramente una cifra speciale e sicuramente di grande avanguardia, mi permetto di dire, senza le quali la Bologna di allora non sarebbe durata fino ai giorni nostri. Io ritrovo ancora queste fondamenta in giro per la nostra città e credo che la mia generazione debba essere assolutamente avara. Noi dobbiamo essere curiosi di questa storia della città, certo, non facendo finta che possa essere replicata così com'era, perché sarebbe impossibile e sarebbe anche sbagliato in un mondo totalmente diverso, ma quei valori, quello spirito può essere oggi assolutamente fonte di grande ispirazione. E per questo motivo mi faceva piacere passare qui oggi e per questo motivo sarò sempre molto attento quando mi vorrete coinvolgere su singole letture, studi o cose che riguardano la figura di Dozza in particolare. Vi ringrazio. Così, l'occasione di studi, di studiare così approfonditamente la figura, la personalità di Dozza, sia amministratore che anche per quanto possibile nelle sue relazioni personali con la famiglia eccetera, e quindi un ringraziamento davvero sentito e un ringraziamento anche a Mario Rode, alla Fondazione 2000 che ha voluto inserire questo ricordo di Giuseppe Dozza all'interno delle celebrazioni del centenario del PC. Dunque, il mio intervento comincia con che ho sentito, di cui ho sentito anche qualche parola nel documentario, nel bellissimo documentario che poi l'avevo già visto anni fa. C'è un resoconto che Dozza stesso scrive del suo ritorno a Bologna dopo 18 anni di clandestinità, quindi di vita in esilio, e a caldo scrive questa una serie di riflessioni sui sentimenti e sulle emozioni che questo ritorno a Bologna ancora in mano ai nazifascisti e di cui lui è venuto, siamo nel settembre del 1944, lui è venuto per guidare, per coordinare gli ultimi mesi, anche se ancora non sa che saranno gli ultimi mesi, del dominio, dell'invasione nazifascista. E quindi lui è venuto a Bologna per coordinare la resistenza. Scrive Dozza: Bologna apparve stranamente come una città morta al cittadino che vi era nato più di 40 anni prima, e vi era nato il padre e il padre del padre. Egli vi faceva ritorno dopo 18 anni di ininterrotta assenza. L'ultima breve presenza datava dall'estate 1926, dopo una scarcerazione e un'infernale traduzione ammanettato in un vagone cellulare da Napoli. E trovava case nuove e ignote, case vecchie e notissime, le une e le altre sventrate o scomparse. Com'era grande Bologna nei ricordi e come ora pareva piccola. Ma era proprio sempre stata così? Oppure il cittadino che aveva vissuto nelle grandi città europee non aveva ignorato i villaggi, aveva conosciuto il lavoro dei campi, non ricordava più? E soprattutto quell'enorme silenzio e l'assenza degli uomini erano insopportabili, opprimenti. Quel cittadino avrebbe dovuto ancora nascondersi per sfuggire alla cattura da parte dell'aggressore. Ma seppur più dolorosa e tragica che mai, l'oppressione volgeva al suo termine. Il cittadino veniva a dare il proprio contributo all'ultima mano, dopo l'impervio lavoro e il sacrificio di tanti altri. Con questo incalzante susseguirsi di sentimenti in bilico tra nostalgia e impegno per il futuro, Giuseppe Dozza, nome di battaglia, uno dei tanti Furini, ritornava a Bologna per coordinare le ultime fasi della resistenza
e non si nasconde le difficoltà di quella prova. Sa bene di avere davanti a sé tempi difficili e imprevedibili, scelte ardue, pericoli sconosciuti, ma sa anche che appena sconfitto quel nemico sarebbe stato lui il sindaco della sua Bologna. Del resto, fino ai 40 anni ne aveva affrontati i pericoli, tutti nel nome di un ideale, il comunismo. E come lui avevano fatto tanti suoi coetanei. Era la generazione dei rivoluzionari professionali. Esilio, cospirazione, clandestinità rappresentavano per loro le regole ferree di un'esistenza inquieta e della volta. Nella sua vita quindi sono convissute due esperienze, entrambi forti e impegnative. Fino ai 40 anni, quella del rivoluzionario professionale, poi quasi all'improvviso, quella di amministratore pubblico, chiamato a gestire una città distrutta allo sbaglio e a progettarne la ricostruzione. Anche se si deve riconoscere che la sua esperienza non fu poi così eccentrica. In effetti, molti antifascisti della sua generazione, al ritorno dall'esilio, furono investiti di responsabilità analoghe. Ma certo, quella di Giuseppe Dozza rimane una tra le figure più conosciute e riconosciute anche oltre i confini della sua città. Per certi versi sarà lo stesso Dozza a spiegare questa capacità di tenere insieme ogni nuova esperienza che la vita gli presentava, senza per questo far tanto la rasa o abbiurare il proprio passato. A un giornalista che gli chiedeva: ma lei dove ha imparato a fare il sindaco? Dozza rispose: l'ho imparato nel partito, nelle organizzazioni del partito, italiane e internazionali. L'ho imparato studiando i problemi del paese e proponendo programmi elaborati nel rapporto con le masse popolari. Quindi il diretto protagonista riconosce che il partito aveva rappresentato un elemento cardine della sua formazione, che aveva dato un orizzonte di ideali mai messo in discussione e insieme lo aveva educato alle regole da rispettare e da far rispettare. Mentre il suo presente e l'esperienza amministrativa quotidiana gli aveva insegnato ad affrontare la fatica del lavoro e la partecipazione popolare aveva orientato la sua azione di governo. Ma, aggiungo io, c'era stato anche un altro elemento che si dimostrò centrale nell'affermazione del buon governo, e cioè gli uomini della sua squadra. Nella sua giunta c'erano personalità di lavoro fin dall'inizio, dal 1945. Solo per citarne alcuni, ricordo Paolo Fortunati, Renato Cennellini, Giuseppe Beltrami, tanti nomi che sono risuonati anche nelle comunità agricole. Anche loro non avevano mai amministrato una città, ma avevano affinità politiche e culturali. Tra le altre, la frequentazione del gruppo intellettuale Arturo Labriola e la redazione della sua rivista teorica Tempi Nuovi. Il gruppo, ovviamente clandestino, era stato fondato a Bologna tra il 41 e il 42 da intellettuali aderenti al PC o comunque all'ideologia marxista. Suo più attivo esponente era Paolo Fortunati, professore di statistica all'Università di Bologna. Il professore era stato fascista, ma mai ortodosso. Non erano un mistero le sue critiche al capitalismo, tanto che dagli ambienti universitari vicini al regime era stato considerato un estremista comunisteggiante. Nei programmi del gruppo c'era soprattutto la laicità dello Stato e, sia pure con una profonda ed esplicita ammirazione per l'Unione Sovietica, c'era un'altrettanto forte convinzione che il comunismo potesse percorrere strade nazionali e autonome. Anche in economia i Labrioli avevano pensieri non proprio ortodossi, come il sostegno dei consigli di gestione e tramite
partecipazione delle forze del lavoro alla direzione tecnica dell'impresa, sia pubblica che privata. I due capisaldi della svolta togliattiana di Salerno, Partito Nuovo e Democrazia Progressiva, erano assunte come le architravi di una nuova stagione di protagonismo municipale, conquistato attraverso una gestione delle risorse e quindi dei tributi con il coinvolgimento delle classi popolari. Di qui la convinzione che i comuni, per imporre una tassazione giusta, dovevano dotarsi di strumenti di partecipazione, con i quali chiamare i cittadini e i lavoratori a controllare e a indirizzare l'operato dell'amministrazione, con l'obiettivo di perseguire la progressività impositiva, poi sancito all'articolo 53 della Costituzione Repubblicana. Al centro di questa complessa gestione era l'imposta di famiglia, il gettito più cospicuo che entrava nelle casse dell'amministrazione comunale. Un'imposta calibrata sui redditi di ogni singolo nucleo familiare e destinata a colpire soltanto una parte del suo reddito complessivo, cioè quella che eccedeva i bisogni fondamentali della famiglia. La novità consisteva quindi innanzitutto nelle sue aliquote progressive e nella partecipazione dei cittadini. Si istituirono così i consigli tributari, la cui distribuzione sul territorio e composizione sociale venne modificata nel tempo in sintonia con il divenire della realtà bolognese. I consiglieri erano l'espressione delle categorie sociali presenti nella città e venivano nominati dalle loro associazioni rappresentative. C'erano gli operai, gli artigiani, gli agricoltori, gli industriali. Il loro carico era svolto a titolo gratuito. Col passare degli anni e con lo scorrere dei mandati, la popolarità del sindaco Dotto aumenterà, tanto che lo stesso Togliatti nel 1956, anno drammatico e altresì indimenticabile per il PC e non solo, Togliatti indicava agli italiani l'amministrazione Dotto come un modello Togliatti disse proprio questo: quando ci chiedono cosa faremmo, per quale via ci muoveremmo se governassimo tutta l'Italia, modestamente indichiamo l'esempio di quello che il nostro partito è riuscito a fare qui a Bologna, entro i limiti nei quali ha potuto muoversi. E passare da modello a mito per colui che lo incarnava, il passo fu breve. Sempre nel 1956 Bologna era ormai l'ultima roccaforte governata dai comunisti, come si è visto Togliatti stesso l'aveva portata ad esempio. Perderla sarebbe stata una sconfitta difficile da rimediare. Forse si pensò che per battere un avversario straordinario di Giuseppe Dozzetti non bastavano le armi convenzionali della propaganda. Bisognava trasformare il buon governo e il suo sindaco in un mito. E ci voleva una penna fine per dargli corpo, raccontarlo, emozionare i bolognesi, ben oltre gli steccati dell'elettorato tradizionale. Renato Nicolai, comunista e giornalista, è l'intellettuale poliedrico e di talento al quale viene rifiutata l'impresa. Così, in un giorno di fine aprile 56, compare sugli scaffali delle librerie bolognesi un libretto accattivante, già dalla copertina, non rossa, come era scontato pensare, bensì di un mite Arturo Perdica, sormontata da una piccola foto del sindaco pensoso, attento con lo sguardo rivolto verso un punto lontano. E in basso il titolo: Il sindaco e la città. Le frasi si rincorrono appassionati, tratti epici della biografia non sono celati,
c'è il comunismo socialista superato dalla militanza comunista, poi la cooperazione, l'internazionale, la resistenza. Sempre Giulietto Dossa ha imparato qualcosa, metodo di lavoro, disciplina, rigore, tutte esperienze che ora mette a frutto nel governo della sua città. Ecco allora il sindaco che rende la vita impossibile al prefetto, perché è capace di battersi sul loro stesso terreno, rispettato dagli avversari per il suo equilibrio. Ecco il picco nazionale accanto ai più deboli, sentinella del buon governo e della giustizia, un tifoso del Bologna, la sua squadra del cuore. Mi piace ricordare con voi e a voi, ed è quindi dare a Dossa l'ultima parola, con la quale Dossa stesso spiega i motivi per cui rifiuta per sé la definizione di mito. Dice Dossa: qualcuno al di fuori di qui ha parlato di mito. Scrutando a fondo nell'animo mio, mi sia permesso di dire che non vi è mito alcuno. Credo vi sia invece un modo, che non è certo personale, di saper cogliere quanto vi è di vero e di giusto in ciò che domandano, in ciò che vogliono i cittadini, chiunque essi siano, e nel saper rispondere alle loro richieste e alle loro esigenze. E allora, cerchiamo tutti insieme di non denunciare un mito che non c'è, che molto non aggiunge a ciò di cui i bolognesi hanno bisogno, ma di unirci per dare ad essi quello che domandano. Grazie. Per la verità, anche a Parigi, noi comunisti in esilio soffrivamo le nostre ansie quando si trattava di applicare la giusta linea. Non saprei dire se sia stato maggiore il mio coraggio o invece la mia verità. Perché il bubbone dell'accusa contro di me era sempre lì. Voglio essere chiaro. La mia intenzione era quella di rendere omaggio al verbo di Stalin. Direi proprio al culto ormai imperante della sua personalità. Nelle tre paginette di quell'articolo io lo citai 11 volte, più di Gesù Cristo nel sermone di un prete. Scrissi di Stalin: mente geniale e mano ferrea. E ancora: ogni suo discorso di valore mondiale è ricco di insegnamenti per i comunisti di tutta la terra. Si poteva forse dubitare della mia fede staliniana? Francamente, speravo proprio di no. E francamente, pensavo di essermi parato le spalle. Perché poi, quasi di nascosto, avevo inserito una riflessione mia. Fra una frase e l'altra io avevo scritto: talvolta si procede con troppa leggerezza con le espulsioni e le condanne. Stordito come un pugile che esce dal ring, lasciai la casa dei sindacati e me ne tornai a Lux con le mie gambe. L'albergo in via Gorki distava poche centinaia di metri, che percorsi pestando i piedi in quella palude di neve e di sfacimento e di fame. E adesso? Mi chiedevo con l'acqua gelida che sciacquattava nelle scarpe. Tutto restava ancora sospeso. Avevano trattenuto il mio passaporto.